I cittadini liberi di tutta Italia oggi sono scesi nelle piazze, anche a Mazara del Vallo un gruppo di cittadini è sceso in piazza, sono soprattutto ragazzi oggi con voi? Sì, sono scese le scuole di Mazara, qualche attività, la maggioranza delle persone è rimasta dentro i propri problemi, dentro la propria disperazione, e questa è la cosa più meschina che un essere umano può fare. E rimanere, non lottare, rassegnarsi è la cosa veramente più brutta. Io mi domando ai cittadini mazzaresi, ogni volta abbiamo fatto le manifestazioni hanno risposto, questa volta non era obbligatorio la chiusura, era dentro il cuore la partecipazione, e non hanno risposto, hanno mandato i ragazzi, i propri figli che vogliono il futuro, e loro sono rimaste alle attività chiuse o dentro. I disoccupati dove sono? I disoccupati parlano sempre che c'è la disperazione, dove sono? Rimangono nei bar, vi dovete vergognare! Stiamo andando alla distruzione di questo paese, la classe politica ci sta distruggendo e lo sappiamo tutti, e noi non riusciamo a unirci. Giustamente loro non vengono fermati di quello che ci stanno facendo, perché noi siamo tutti disuniti in tutta Italia, non cerchiamo di fare il bene comune, ognuno cerca di fare le proprie cose, ognuno cerca di avere la propria visibilità, ma qui non si parla, qui si parla solamente di sopravvivenza, e non lo stiamo capendo, dobbiamo capirlo. Oggi voi sarete questa sera invitati alla trasmissione a Quinta Colonna che si terrà ad Agrigento. Ci sarà un gruppo di mazzaresi, una delegazione, di cosa parlerete? Sì, noi saremo presenti come Mazara del Vallo, perché io non è che faccio lo sciopero per me, lo faccio per il nome della mia città, di tutti i cittadini, e ha un anno che facciamo degli scioperi, abbiamo preso la visibilità nazionale, che parleremo della situazione della crisi in tutta Italia, parleremo della nostra crisi, che Mazara del Vallo era la capitale dei pescheregi, la bella del Mediterraneo, ed è in distruzione, che siamo senza ospedale, che appena l'ospedale riaprirà sarà di secondo livello, di lunga degenza, che era il fiorecchiello di tutta la Sicilia. I disabili, si parlerà dei disabili, si parlerà di tante cose che la città non ne soffrisce, siamo integrato, in abbandono, e l'abbiamo fatto noi con rispetto, con le proteste, ma la gente rimane a casa. Vi dovete, ripeto, vergognare, perché non state lottando per il futuro vostro e dei vostri figli.